questa, questa è la prima di una serie di lezioni che dureranno, fino alla fine del corso, in cui praticamente ogni settimana sarà dedicata quasi ad un tema diverso, che potrebbe risultare abbastanza, cioè potrebbe un po' sembrarvi strano o crearvi delle difficoltà nel riuscire a mettere assieme tutto il quadro. Ognuno dei temi comunque è funzionale in parte agli altri, no? E in parte comunque è costituito il quadro di tutti i processi che agiscono a livello strutturale, tutti i processi ideologici che agiscono a livello strutturale. Comincio con la radiazione, che normalmente non è considerata come un tema idrologico, se vogliamo, però la radiazione è il motore dell'idrologia ed entra almeno in due punti importanti del calcolo di fenomeni idrologici. Guardate che voi poi risultate registrate vita naturale durante. In particolare il calcolo dell'evaporazione e la traspirazione dipendono dal calcolo della radiazione. Il calcolo, se non credo che riusciremo a farlo, dipende da alcune situazioni. Il calcolo del bilancio energetico della neve, quindi dell'evoluzione del manto nevoso, dipende dalla radiazione, quindi bisogna darla in maniera esatta, in maniera precisa. In particolare, se noi in maniera precisa non vorrà dire usare modelli molto sofisticati di trasmissione della radiazione all'interno dell'atmosfera. Useremo, come si usa in idrologia, dei modelli semplificati. Ciò non toglie che chi, per esempio, fa il corso di meteorologia, come diavolo si chiama, di fisica dell'atmosfera, e possa anche venire a contatto con modelli più sofisticati in cui l'evoluzione della radiazione all'interno dell'atmosfera viene trattato con più dettaglio di quanto lo facciamo qui. Salto le prime due serie di slide sono molto informative, le slide. Una riguarda il tema generale di queste lezioni e l'altra parte invece riguarda un po' il sole nel suo complesso. E andrò, ne potete guardare tranquillamente, leggendole prima di andare a dormire, come un bel invito E invece entriamo su alcuni temi, dei quali alcuni senz'altro mi sono noti. Sono noti perché queste cose si sentono da tanto parte. Ciò nonostante io le ricordo e le ricorderò. Sono abbastanza, le lezioni di oggi hanno abbastanza varie parti, perché poi l'interazione tra la radiazione solare, che parte appunto dal Sole e arriva poi sulla Terra, passa attraverso varie cose, vari elementi che concorrono poi a formare il risultato finale. Diciamo che un elemento fondamentale per la comprensione della radiazione è che ogni corpo, in funzione della sua temperatura misurata in gradi Kelvin, emette della radiazione. Quindi ciascuno di noi in questo momento sta emettendo della radiazione. Però poi vedremo anche come su diverse lunghezze d'onda. La radiazione totale che è emessa da un corpo è data dalla legge di Stefan Boltzmann, e quindi queste in genere sono watt, che vengono eventualmente divisi per una superficie watt su metro quadro. Epsilon è una costante che si chiamano emissività, sigma è la costante di Stefan Boltzmann e T è la temperatura in gradi Kelvin.
Il valore dell'emissività normalmente è prossimo ad 1. Se noi stessimo trattando quello che si chiama un corpo nero, cioè un corpo che rimanda indietro sotto forma di energia radiante tutta l'energia che riceve, questo epsilon sarebbe uguale ad 1. In realtà noi abbiamo a che fare con dei corpi che si chiamano grigi, in cui questa emissività è diversa da 1. Questa è una legge che conoscete da un sacco di tempo e quindi il nostro punto di partenza. In particolare, qual è la radiazione che è emessa dal Sole? La superficie radiante del Sole, che è la cromosfera, è circa 6.000 gradi Kelvin. Quindi considerando epsilon uguale a 1, che la costante di Stefan Boltz è 5.67 a 10 alla meno 8, e la temperatura è di 6.000 gradi Kelvin, il prodotto è 25 per 10 alla 9 joule per metro quadro al secondo. Questa è la quantità di radiazione che riceviamo dal Sole. Questa formula quindi ci permette di calcolare in modo estremamente semplice tutto quello che noi vogliamo. E quella è la radiazione totale. Il Sole, come ogni altro corpo, in realtà emette tutta una serie di quantità di radiazione. Ognuno ha, se vogliamo proprio dirla così, una firma spettrale, cioè emette radiazione in determinate lunghezze d'onda, certamente legate alla temperatura media, in questo caso la moda, insomma, del sistema. Questo è vedete, due distribuzioni. Sono simili alle distribuzioni di probabilità che abbiamo visto, ma in questo caso hanno un senso diverso. Ed è la distribuzione della radiazione sulle lunghezze d'onda, da 2 per 10 alla meno 7 metri a 3 per 10 alla meno 6. La luce visibile è tra 0,4 e 0,7 micrometri. Di qua sta a sinistra sta l'ultravioletto e a destra sta l'infrarosso, in particolare l'infrarosso grosso e l'infrarosso remoto, comunque lo vediamo anche dopo questo. La linea blu rappresenta la radiazione di corpo nero, come se fosse quindi con un picco a 5.800 Kelvin. La radiazione solare, come vedete, non è propriamente un corpo nero, ha delle leggere differenze, soprattutto nella parte ultravioletta. Questa rende ancora più evidente la cosa. Qui sono riportate anche delle altre curve in cui ha riferimento con altre temperature caratteristiche dei corpi, quindi 5.000 gradi Kelvin, il Sole 4.000 gradi Kelvin, 3.500 gradi Kelvin e così via. Qui vedete più con più dettaglio, appunto, che la luce visibile è fra 0,4 e 0,7 micrometri. Queste distribuzioni hanno un'equazione che è data dalla legge di Planck, che dopo scriviamo in una slide più avanti, il cui integrale naturalmente è la legge di Stefan Boltz. Qui una classificazione ancora più dettagliata, sempre della stessa curva di radiazione. Vedete l'infravioletto a sinistra, l'infrarosso vicino, l'infrarosso lontano e l'infrarosso cosiddetto termico, e poi via via altre lunghezze d'onda che hanno, le onde da TV sta qua, per esempio, come tipo di lunghezza d'onda, per dare un'idea del tipo di radiazione che avviene. Il 44% della radiazione totale avviene nell'ambito della luce visibile, cioè quella che noi percepiamo con gli occhi. Ma la radiazione noi la percepiamo anche con altri sensi, perché per esempio con la pelle percepiamo il calore. Quindi questa parte della radiazione che sta da questa parte qua. Finalmente ecco la legge di Planck, che non è così difficile da ricordare, anche se è complicato, perché numera
ecco, c'è C che è la costante, che è la velocità della luce al quadrato, però e dopo il pi greco viene spesso in due pi greco, no? Come circonferenza. C'è H che è la costante di Planck, quindi 2 pi greco mi viene naturale, C però al quadrato, per H è la costante di Planck. E ci sono numeri famosissimi. E lambda invece è la lunghezza d'onda che è elevata alla meno 5. Al denominatore invece c'è un esponenziale in cui il denominatore c'è di nuovo il prodotto C per H, velocità della luce per costante di Planck, e diviso Kt. K è la costante di Boltzmann, scusate, e T è la temperatura in gradi Kelvin. E qui vedete è riportate tutte le misure, no? Qualcuno di voi naturalmente sa che la velocità della luce è 2.99 × 10⁸ metri al secondo e via di questo passo. Non vi chiedo di sapere qual è il valore di queste costanti, salvo approssimativamente la velocità della luce, però sapere che esistono e che ci sono fa bene. Quindi la nostra radiazione è tutta regolata da queste due equazioni, l'equazione di Stefan Boltzmann che dà l'integrale, è esattamente l'integrale della legge di Planck. E la legge di Planck che dà anche lo sviluppo spettrale. Dopodiché noi nell'analizzare la nostra radiazione faremo spesso riferimento a due bande di radiazione, cioè la radiazione visibile, appunto quella che vediamo con gli occhi, e la radiazione ad onda lunga, che è così chiamata, che in realtà è la radiazione infrarossa, che sono quelle che competono poi alla maggior parte dell'energia che noi riceviamo, 44-37%. E quindi qui intanto questa prima è molto, le parti qui sono molto separate tra di loro perché è perché